Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono qui con Cristiano, che ha anche la mia maglietta personalizzata. Guardate che roba! E ce l'ho anch'io, la versione più vecchia. Sono qui da Cristiano perché mi ha montato il nuovo T-Bar nella mia Lowrider S e attraverso di lui farò un video tutorial per il montaggio del Ride-by-Wire Skull. Vedrete che è abbastanza semplice, ci vuole un po' di manualità, però consiglio sempre di farlo da un bravo meccanico come Cristiano. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link di Cristiano e del Ride-by-Wire Skull. Potete acquistarlo anche da lui perché lo può vendere anche lui adesso. Prima iscrivetevi al canale, sia su Instagram che su YouTube, e intanto sigla. Allora, intanto si prende la scatolina che arriva tutto insieme, ok? Praticamente nella scatolina c'è e la parte elettronica che va montata poi qui dentro dove c'è gli attacchi. Io ho levato il serbatoio ora per fare un attimino prima, ok? Si monta qui dentro dove c'è gli attacchi del gas elettronico. È tutto molto semplice, c'è da attaccare solamente tre cavi, poi vi faccio vedere come funziona. Qui c'è scritto not use, questo qui non è da usare, ok? Poi nella scatolina c'è il ride by wire, il pezzettino quello che si monterà sulla pompa del freno. Forniscono anche la vite più lunga, tutto molto semplice. Ora si prende le chiavi e si comincia a montarlo. Si svita il bullone superiore, si prende il ride by wire con la sua vitolina e si mette. Okay. Eccolo qui. Metto un po' più qui praticamente è già predisposto per l'uso. Sì, ora c'è solamente da far passare il filo un pochino più bellino e poi si va sotto a contatti per vedere come va attaccato. Qui Cristiano abbiamo dovuto levare il serbatoio perché questo c'è gli attacchi proprio sotto. Sì, sì, c'è gli attacchi qui dentro, sicché con il serbatoio non ci si fa. Ora prendo un paio di fascettine, ti metto il filettino bellino qui che non si veda. Perfetto. È sempre meglio non lasciare fili a giro che svolazzano. Ok. Allora, poi si prende la parte elettronica. C'è da collegare il cavettino, quello che viene da lassù, con questo qui. Tutto molto semplice perché praticamente ogni, diciamo, connettore c'ha il suo. Quindi, allora, vediamo questo. Questo qui, no. Aspetta, eccolo, questo. Poi, ci vuole quello lì del gas, diciamo, proprio quello che esce dalla moto. Perfetto. Il connettore suo. E poi si va a cercare, si leva questo, il connettore, l'altro connettore che sarebbe stato da agganciare al gas elettronico della moto. In questo caso noi li facciamo un bypass con questo qui che ci hanno dato loro e li si attacca qui. Praticamente ora si infila tutto dentro e il prodotto è già montato. Quindi è un lavoro molto semplice. Sì, molto semplice. L'unica cosa che forse richiederà un capellino più di tempo è il discorso di levare il serbatoio per poterci lavorare un pochino meglio. Poi esatto. È tutto estremamente semplice e veloce. Naturalmente ora io non vi farò vedere tutti i passaggi del montaggio, del messa a punto dei fili, perché comunque è una cosa, diciamo, che se fa il vostro meccanico lo sa come fare. Se siete bravi sapete farlo anche voi. Come saper passare i fili dentro alla moto. In questo caso nel Softail c'è il gommino con la rientranza dentro per poter infilare tutti i fili. Che qui questi modelli nuovi con il cam bus e tutto, c'è veramente tanto impianto elettrico. Sì. Ok.
Ah, ora siamo a posto, si è sistemato tutto, si rimonta il serbatoio e il gioco è fatto. È il numero uno. Ok. Eccoci qua, avete visto il montaggio, è abbastanza semplice, come ho detto prima all'inizio, mi raccomando, affidatevi sempre al vostro meccanico per qualsiasi cosa che dovete fare sulla moto. Niente, come avevo detto prima all'inizio, qui sotto c'è tutti i link per poter acquistare e troverete anche sotto il test ride di Noise 883, è il mio test ride del Rabbi Wire Skull, se siete intenzionati all'acquisto. Potete contattarmi sia su Instagram che su YouTube. Ok ragazzi, grazie Cristiano per avermi montato tutta la moto in maniera impeccabile. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.